C'è una invasione di turisti nell'Italia intera e anche in Campania, Napoli, Salerno, in tutte le realtà meridionali. Questo consente all'Italia di reggere perché diciamo che il comparto turistico insieme con quello dell'edilizia in qualche modo ha consentito all'Italia di reggere. Ovviamente il 2023 non sarà semplice, anche in relazione alle incognite che riguardano le forniture energetiche, ma soprattutto perché alcune decisioni relative al sud ancora non vengono prese. Noi dobbiamo sempre ricordare che il riparto dei fondi FSC, cioè fondi sviluppo e coesione, sono ancora bloccati a Roma. Alla Regione Campania dovrebbero arrivare 5 miliardi e mezzo di euro. E nessuno si decide, così come sono bloccati i fondi POC. Quindi diciamo che mentre si accapigliano per la legge di bilancio, noi abbiamo delle emergenze che riguardano il sud rispetto alle quali non c'è nessuna attenzione. Poi avremo ovviamente i problemi della sanità che saranno un'emergenza davvero grave. Ecco, sulla sanità, in questi giorni a Napoli c'è questo problema dell'asma Napoli 1, su cui c'è anche un team che sta indagando. Insomma, ci sono questi 5 milioni e mezzo smarriti. Diciamo, nella pubblica amministrazione c'è ancora, come anche nella politica, però nella pubblica amministrazione c'è ancora questo 5 vizio. milioni e mezzo smarriti, rubati, e si sono messi in tasca. Erano dei buon temponi, gente creativa che era esperta di sistemi informatici. Dai, stiamo facendo una ripulitura generale nella pubblica amministrazione nostra, oltre che un lavoro di modernizzazione e di efficientamento straordinario. Abbiamo fatto, pensate, nel giro di 8 mesi quello che altre regioni hanno fatto in 20 anni. Penso al fascicolo sanitario elettronico. Siamo partiti a gennaio che eravamo a zero, oggi siamo al 95% di copertura. Sono cose ovviamente che non arrivano neanche all'opinione pubblica, ma stiamo facendo davvero un lavoro eccezionale. Partiranno poi i grandi ospedali, partita la gara per il nuovo ospedale Santo Bono, parte il Ruggi. Approviamo la variante per l'ospedale unico della penisola sorrentina e così via. È in corso un lavoro immenso.